arrivati altri 120 medici cubani in Calabria, Occhiuto afferma, ci daranno un grande aiuto. La Galleria Limina potrebbe non chiudere a dicembre, a dichiararlo ai nostri microfoni il consigliere regionale Salvatore Cirillo. Trattore si ribalta, morte 75enne nel Catanzarese, la vittima lavorava alla guida del mezzo di un terreno agricolo. Presentato a Caulonia il libro Io sono libero, l'autore è l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Saranno operativi da lunedì 14 nuovi agenti di polizia locale in servizio presso il comando di Reggio Calabria. Un altro successo per la sagra del fungo a Roccella Ionica organizzato dal gruppo micologico Calabro Capitò. Buon fine settimana cari telespettatori e bentrovati ad una nuova edizione del nostro TG News. Parliamo di sanità, arrivati altri 112 medici cubani in Calabria, Occhiuto afferma, ci daranno un grande aiuto, un servizio di Anna Maria Implatini. Numeri per la sanità calabrese perché sono arrivati 120 medici cubani che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il rettore Nicola Leone hanno accolto presso l'Università della Calabria a Cosenza. Quindi 120 nuovi camici bianchi caraibici che si sommano ai 51 medici arrivati a dicembre nel 2022 e che poi hanno iniziato ad operare già da gennaio 2023 con grande soddisfazione dei cittadini calabresi. Sono stati impegnati in 4 ospedali della provincia di Reggio Calabria, mentre i nuovi arrivati saranno dislocati nelle unità di 42 presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, 22 presso quella di Catanzaro, 17 presso quella di Crotone, altri 17 presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, 9 presso l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, 6 a Reggio Calabria, altri 5 sempre a Reggio Calabria ma presso il GOM ed infine 2 unità presso l'azienda ospedaliera d'Ulbecco di Catanzaro. Il presidente Occhiuto ha espresso un caloroso benvenuto a tutti e soprattutto ha ribadito come in questi mesi i colleghi che li hanno preceduti hanno dato alla regione un contributo fondamentale per tenere aperti gli ospedali, per dare risposte ai pazienti. Sono certo, ha concluso, che anche voi vi integrerete benissimo e che anche questa sarà un'esperienza di successo. Durante il rapporto con i nuovi medici arrivati, però, non ha mancato di ribadire come questa iniziativa è stata più volte criticata, mentre oggi in molti vorrebbero ripeterla anche nelle altre regioni. Invece il governatore calabrese, anche alla firma dell'accordo presso l'ambasciata cubana a Roma, aveva sostenuto che questi medici non avrebbero rubato alcun posto di lavoro agli italiani. Infatti, nell'ultimo anno e mezzo sono state assunte in Calabria 2.500 unità di personale sanitario. Purtroppo il reclutamento in alcune specializzazioni continua ad essere difficoltoso e in Calabria ancor più che nel resto d'Italia. I medici cubani arrivati però sono specializzati, ad esempio, in emergenza-urgenza, in ortopedia, in cardiologia, in quelle specializzazioni difficili da trovare per tutte le regioni. Dunque, sono di grande aiuto. Un ringraziamento al Ministero degli Esteri che ha aiutato la Regione Calabria a superare delle difficoltà in ordine alla burocrazia ed infine all'Università della Calabria, al rettore Nicola Leone, che ha aperto nuovamente l'Ateneo per svolgere anche a questi medici il corso intensivo di lingua italiana. Sono arrivati altri 120 medici cubani che raggiungeranno negli altri ospedali della Calabria i loro colleghi che da 6 mesi lavorano con grande soddisfazione dei medici italiani e dei pazienti. Però, avendolo pubblicato sui social, sto leggendo dei commenti e c'è un commento di Neve Birbantella che dice: io dico con tutti i medici laureati che abbiamo in Calabria, perché non assumerli? Poi dicono che scappano e fanno e così via. L'ho detto, i medici cubani non rubano un solo posto di lavoro ai calabresi, tant'è che stiamo facendo tanti concorsi. Tutti i medici calabresi che vogliono lavorare in Calabria possono partecipare ai concorsi e sono assunti, perché abbiamo assunto 2.500 unità di personale sanitario in un anno e mezzo. La verità è che alcuni medici con alcune
alcune specializzazioni che servono negli ospedali, per esempio quelli che devono lavorare nel pronto soccorso, in cardiologia, in ortopedia, in ginecologia, non ci sono, ma non è che non ci sono in Calabria, non ci sono in Italia. Addirittura il Veneto sta offrendo la casa ai medici che vogliono andare a lavorare in Veneto. Perché? Perché non ci sono in tutta Italia, basta guardare la televisione, ogni giorno se ne parla. E non ci sono soprattutto in Calabria, perché un medico che può andare a lavorare nei migliori ospedali d'Italia certamente non va a lavorare negli ospedali calabresi, che da 12 anni di commissariamento versano in una condizione di grande difficoltà. Quindi tutti i medici calabresi noi li assumiamo, ma intanto, per non chiudere gli ospedali, siccome mancano alcune specializzazioni, abbiamo deciso di chiamare da Cuba, dove hanno una medicina eccellente, gli specializzati in chirurgia, in ortopedia, in ginecologia, in emergenza d'urgenza, per affrontare questa situazione emergenziale che c'è in Calabria, mentre facciamo i concorsi per tutti, soprattutto per i medici calabresi. A proposito, ho centinaia di messaggi da parte di cittadini calabresi della provincia di Reggio che ringraziano i medici cubani per il lavoro che hanno fatto in questi 6 mesi. Nei prossimi giorni racconteremo qualche bella storia e vi faremo conoscere anche qualche medico cubano che ha salvato delle vite, che ha azzerato le liste di attesa, che ha fatto tutto quello che non saremmo riusciti a fare se io non avessi fatto questa scelta, che all'inizio fu contestata in tutta Italia e oggi invece tutti vorrebbero imitare. Mi chiamano i presidenti delle altre regioni, di alcune altre regioni, perché vorrebbero prenderli anche loro. Buongiorno e benvenuti in Calabria. Io sono il presidente della regione. Fortemente voluto che i medici cubani potessero dare una mano alla nostra regione. All'inizio sono stato criticato da tutta Italia, oggi tutti quanti mi vorrebbero qui in Italia. Sono contento che voi abbiate dato il vostro contributo alla sanità calabrese. E rimaniamo sempre sulla pagina sanità. A Polistena è stata confermata per altri 3 anni l'elisuperficie per il sindaco Tripodi. Un'ottima notizia per l'ospedale polistenese. Un servizio di Nicodemo Barillan. Polistena, confermata l'elisuperficie, il sindaco Tripodi, per la sanità un'ottima notizia. Nei giorni scorsi l'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, ha svolto il sopralluogo sulla pista dell'elisoccorso dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale Spocchi di Polistena. Sono state eseguite le verifiche tecniche periodiche finalizzate all'accertamento dei requisiti tecnici e strutturali per il rinnovo delle autorizzazioni ai movimenti degli elicotteri. Trascorsi 3 anni, infatti, occorre rinnovare le autorizzazioni necessarie e indispensabili per assicurare continuità ai voli degli elicotteri. Il sopralluogo è stato effettuato e subito dopo è giunto il responso positivo. Le autorizzazioni sono state rinnovate con successo. La pista, gestita dal comune di Polistena, della quale il sindaco conserva formalmente la titolarità, può continuare a funzionare per ulteriori anni, 3 sino al 26 febbraio 2026. Tale rinnovo, sottolinea il primo cittadino di Polistena, Michele Tripodi, è nominativo e personalizzato e non è mai scontato, poiché l'ENAC accetta tutta una serie di documenti amministrativi, le strutture, il funzionamento degli impianti, la formazione del personale comunale, che ringraziamo per la disponibilità e professionalità acquisita. Per il sindaco Tripodi il rinnovo dell'autorizzazione è dunque un altro piccolo grande risultato dopo tutta la campagna infame che abbiamo subito in passato a proposito dell'elisuperficie, di cui non soltanto rivendichiamo l'utilità della scelta di realizzazione, ma la strategicità di un'opera che ha salvato l'ospedale di Polistena. Il rinnovo delle autorizzazioni ai movimenti degli elicotteri per la pista che sorge dinanzi al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi giunge tempestivamente se si tiene conto che a breve sarà chiusa la strada statale 682 di ogni terreno per lavori la cui durata è lunga e imprevedibile e nel frattempo non ci saranno comunicazioni veloci tra i presidi ospedalieri di Locri e Polistena se non quelli via cielo.
Non ho dubbi, conclude il sindaco della città di Polistena, Tripodi, sulla considerazione che realizzare la pista dell'elisoccorso, prima a mantenere integra l'autorizzazione al funzionamento ora, è un altro risultato politico che si aggiunge a quanto si è fatto e si sta facendo per il miglioramento della sanità pubblica territoriale. L'elisoccorso rappresenta, afferma il sindaco Tripodi, un aiuto concreto per salvare la vita delle persone, spesso appesa al filo e ad agli istanti del tempo nella lotta per la sanità pubblica, non un passo indietro. La galleria Limina potrebbe non chiudere a dicembre, si stanno valutando anche soluzioni parziali e anche quelle alternative. A dichiararlo ai nostri microfoni proprio il consigliere regionale Salvatore Cirillo, dura anche la risposta al sindaco metropolitano Versace che aveva accusato i rappresentanti regionali del territorio di disinteresse. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Quello che voglio dire inizialmente è che la galleria della Limina non sta crollando, questo lo dice l'ANAS, lo dice l'ANAS nazionale, lo dicono tutti i vertici che lavorano su questa galleria. Abbiamo dei fondi e dunque non possiamo farceli scappare, però c'è un problema. Sono 39 milioni di euro. 39 milioni di euro, ma c'è un problema, 20 mesi non può rimanere chiusa, non può rimanere chiusa per la parte tirrenica, ma ancora di più dico per la Locre. La Locre sarà completamente abbandonata perché c'è chi dice, chi millanta davanti alle televisioni, a tante testate giornalistiche, che i consiglieri regionali sono assenti sulla galleria della Limina, non sono interessati. Io dico di guardare un po' gli atti, guardare le carte, dove abbiamo partecipato, a che riunione abbiamo partecipato, perché stiamo lavorando sotto traccia, parlando poco e cercando di fare i fatti. E lo dico anche al facente funzione di Reggio Calabria, l'amico Versace, perché noi abbiamo incontrato anche ieri stesso il presidente Occhiuto, dove non andremo a chiudere a settembre la galleria della Limina, ma si andrà a programmare. Avremo degli incontri a Roma, perché con l'ANAS nazionale e anche con il sottosegretario che è di Forza Italia alle infrastrutture e il ministro Salvini, perché io quello che ho fatto notare, ci sono tre problemi grandissimi che possono andare a riguardare la Locre: sono la sanità, perché l'ospedale di Locre insieme all'ospedale di Polistena collaborano H24 per cercare una sanità distrutta che stiamo cercando di ricostruire grazie al nostro governatore Occhiuto. Abbiamo una sanità distrutta e dunque, bloccando la galleria della Limina, la sanità si dividerebbe. Ed è uno dei grandi problemi. Il secondo problema che ho fatto notare al governatore sono i rifiuti, perché quasi tutti i comuni della Locre conferiscono nella parte tirrenica e dunque arrivare nella parte tirrenica sarà quasi impossibile, e in più i trasporti, sia dei pendolari, di chi lavora quotidianamente. Sono dei problemi che noi abbiamo messo sul banco del Presidente Occhiuto, oltre al turismo che riguarda la Locre. Dunque non è vero che non ci stiamo interessando, ci stiamo interessando, e come, dobbiamo trovare delle soluzioni valide. Finché non si troveranno delle soluzioni valide, la Galleria della Limina non chiuderà, perché non c'è nessun rischio di crollo, e questo ci rassicura, perché se c'era realmente un rischio di crollo la galleria era già chiusa. Nessun vertice dell'ANAS nazionale si prendeva questa responsabilità. Dunque dico che in una fase così importante e delicata per il nostro territorio dobbiamo compattarci lasciando da parte le situazioni politiche di destra e sinistra e andare tutti per lo stesso verso, per il bene del nostro territorio. Rimaniamo sempre sulla viabilità, sulla Ionio Tirreno. Il PD interroga Occhiuto, chiarisca come affrontare la chiusura dell'arteria. Guardiamo. Nell'affrontare le criticità della strada Grande Comunicazione Ionio Tirreno e le grandi conseguenze che deriveranno dall'annunciata chiusura da gennaio prossimo per almeno 20 mesi, il Partito Democratico Calabrese, nell'incontro tenutosi a Cittanova nei giorni scorsi, è stato chiarissimo sulla linea che il partito avrebbe tenuto. Una presa di posizione ferma nei confronti del governo della regione dell'ANAS per la mancanza di chiarezza, così il senatore Nicola Irto, in merito a quel che sarà un dramma per il tessuto economico, sociale e sanitario della Locre e della Piana. Una chiarezza invocata quanto ai lavori da effettuare e alle risorse da impegnare anche sui percorsi alternativi, per poi evidenziare la mancanza di un adeguato confronto e l'impegno a far assurgere a caso nazionale la vicenda, preannunciando che i DEM saranno interpreti di una battaglia collettiva, pronti a scendere in strada con i cittadini della Piana e della Locride. A una prima interrogazione parlamentare di Nicola Irto ne è seguita ieri un'altra, a firma del gruppo regionale del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Domenico Bevacqua, indirizzato al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, con richiesta di risposta scritta. L'iniziativa, sostengono i DEM, giunge dopo settimane di assiduo confronto con gli amministratori del territorio e dopo l'iniziativa pubblica di Cittanova, organizzata dal Partito Democratico Regionale, alla presenza dell'onorevole Marco Simiani e del senatore Nicola Irto.
In particolare, i consiglieri regionali DEM, con l'interrogazione depositata a Palazzo Campanella, chiedono quali iniziative il presidente Occhiuto intende intraprendere con il governo nazionale per richiamare la necessaria attenzione sulla vicenda e sollecitare adeguate risposte all'ANAS al fine di far conoscere agli amministratori locali e ai cittadini il tipo di intervento da realizzare sulla Ionio Tirreno per garantire la certezza dei tempi di chiusura dell'arteria stradale. Chiedono inoltre i DEM di conoscere se la Regione si sia attivata per programmare valide e sicure alternative al percorso e se, al riguardo, siano stati previsti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della strada provinciale 5 Limina Mammola e della strada provinciale 1 Cittanova Locri. Infine, qualora la chiusura della Via del Tirreno fosse indispensabile, il gruppo del PD chiede al governo regionale se intende prendere in considerazione la possibilità di riconoscere ristori economici agli operatori che irrimediabilmente subiranno contraccolpi negativi dalla chiusura della strada. Parliamo adesso di cronaca. Un carabinieri hanno arrestato e anche posto ai domiciliari un uomo originario della provincia di Vibo Valenza con l'accusa di violenza sessuale su una ragazzina di 16 anni. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Catanzaro su richiesta della procura del capoluogo calabrese. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante una festa di compleanno in una località della fascia ionica del Catanzarese, l'uomo, abusando delle condizioni di inferiorità della vittima, determinata anche dall'uso di alcol, condizione da lui stesso tra l'altro procurata, avrebbe costretto alla minore a subire molestie e atti sessuali contro la sua volontà. Cambiamo pagina. Avrebbe minacciato un funzionario del comune di Corigliano Rossano intimandogli di ritirare un provvedimento di decadenza demaniale di un lido balneare. Un uomo di 66 anni è stato arrestato e posto anche ai domiciliari dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentata estorsione. Le indagini del commissariato di Corigliano Rossano sono scattate immediatamente dopo la denuncia dal dipendente comunale, che hanno consentito così di raccogliere diversi elementi probatori a carica della persona arrestata. Rimaniamo sempre sulla cronaca. Un trattore si ribalta, è morto un 75enne nel Catanzarese. Un servizio di Giuseppe Mazzaferro. Tragedia incontrata a Palombara, a Migliarina, in provincia di Catanzaro. Un uomo di 75 anni, a C, residente a Migliarina, è morto sul colpo a causa di un trauma da schiacciamento mentre stava lavorando con un trattore che si è ribaltato. Gli operatori del servizio di emergenza 118, il dottor Andreacchi e l'infermiera Serafina Miranda, sono prontamente accorsi sul luogo dell'incidente in elisoccorso. Purtroppo il trauma da schiacciamento toracico addominale si è rivelato fatale. La vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono anche intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro della sede centrale, che ha messo in sicurezza il sito e il mezzo. Successivamente, previa autorizzazione del magistrato di turno, hanno proceduto alla rimozione della salma rimasta incastrata sotto il mezzo ribaltato. Sul posto anche i carabinieri incaricate ovviamente di condurre le indagini. Negli ultimi tempi sono stati molti i casi di soggetti morti mentre utilizzavano il loro trattore. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato di Reggio Calabria ha tratto in arresto nella fragranza di reato un soggetto di nazionalità italiana, classe 95, indiziato allo stato del procedimento in fase di indagini preliminari di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti aggravati dall'ingente quantità. Nello specifico, il personale della squadra mobile di Reggio Calabria, proprio nell'ambito della consueta attività volta alla prevenzione e anche alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, si trovava impegnato nel comune di Villa San Giovanni presso gli imbarcaderi dei traghetti diretti in Sicilia. Qui il personale di pattuglia si avvedeva subito del fatto che a bordo di una macchina in coda, insieme ad altri veicoli, tutto in procinto di imbarcarsi sulla nave, vi era un uomo il quale mostrava un atteggiamento già particolarmente teso e anche molto nervoso. Alla vista di un'auto della polizia di passaggio si era mostrato ulteriormente preoccupato ed impaziente di salire sul traghetto. Per tale motivo gli agenti della squadra mobile si erano prontamente avvicinati e lo avevano invitato a declinare le proprie generazioni
celerità, oltre a fornire anche i documenti. In tale circostanza la reazione scomposta dell'uomo, da subito estremamente insofferente, aveva definitivamente confermato i sospetti insorti degli investigatori. Sono stati rinvenuti nel suo bagagliaio posteriore della vettura due voluminosi borsoni neri contenenti la sostanza stupefacente, proprio che dopo il disbrigo delle formalità di rito all'arresto e agli esami della polizia scientifica risultava pari a 64,8 hashish e un chilo di marijuana. I carabinieri della stazione di Catanzaro Principale hanno tratto in arresto un 54enne catanzarese con l'accusa di detenzione di marijuana finalizzata alla vendita. Parliamo proprio perché i carabinieri della stazione principale hanno fermato l'uomo che era già colpito da misura cautelare per fatti analoghi e sottoposto anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Hanno così provveduto a eseguire una perquisizione personale e anche quella domiciliare, trovandolo in possesso poco più di 35 grammi di marijuana suddivisi in vari incarti, mezzo grammo di marijuana e materiale anche per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato, a seguito delle formalità di rito, è stato subito tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari. Parliamo di weekend, di grandi partenze. Infatti l'ANAS rimuove tutti i cantieri interferenti con il traffico sulla 2 e dà il via a operazioni di raccolta rifiuti. Guardiamo il servizio di Maria Antonietta Reale. Al via le grandi partenze nel secondo fine settimana di esodo estivo, con spostamenti di breve e lunga percorrenza sulla rete stradale di competenza ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso per le giornate di sabato 5 e domenica 6 agosto. In Calabria saranno interessate maggiormente dall'aumento dei flussi veicolari le strade statali 106 Ionica, la 18 Tirreno Inferiore, la 280 dei Due Mari, la 107 Silana Crotonese, la 682 Ionio Tirreno e la 534 di Cammarata e degli Stombi. Lungo la 2, l'autostrada del Mediterraneo, sono stati rimossi tutti i cantieri lungo l'intero tratto autostradale, ad eccezione dei lavori riguardanti l'infrastruttura Smart Road, non interferenti con il traffico. Per agevolare gli spostamenti e con uno sguardo verso la tutela dell'ambiente, ANAS ha anche avviato interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati, in collaborazione col comune di Marcellinara, lungo le piazzole sulla strada statale 280 dei Due Mari in provincia di Catanzaro. L'incessante e nonché illegale abbandono di rifiuti solidi urbani lungo le strade rende però questa attività sempre più difficoltosa e dispendiosa, assumendo particolare rilevanza durante il periodo estivo. Nei giorni scorsi i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, affiancati dai colleghi dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo svolto nel comune di Melicucco, hanno effettuato perquisizioni locali e domiciliari nel centro abitato e nelle campagne intorno al comune della Piana. All'esito dei controlli hanno trovato un 36enne che è stato arrestato in flagranza di reato poiché è gravemente indiziato di detenzione illegale di una pistola Marco Walter, modello calibro 7,65, completa di due caricatori e 8 proiettili nello stesso calibro, rinvenuta dai militari all'interno di uno scooter custodito in una rimessa. All'interno invece di un altro veicolo presente nella medesima area sono rinvenute anche 25 cartucce a pallettoni per fucile da caccia calibro 12, per quali è stato anche segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi un 67enne proprietario del mezzo e per l'ipotesi di reato di detenzione illecita di munizioni. Un altro melicucchese, 44enne, è stato anche deferito presso sempre il reato di detenzione illecita di munizioni, poiché all'interno di un autocarro di proprietà di una sua ditta individuale sono stati rinvenuti due sacchetti di cello contenenti munizioni di vario calibro. Parliamo quasi di 150 proiettili calibro 9, 62 cartucce idonee per essere utilizzate anche nei fucili mitragliatori automatici. Infine anche in un terreno di proprietà demaniale sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 120 proiettili per pistola di vario calibro. Nei confronti delle persone segnalate che abbiamo citato all'autorità giudiziaria, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, fatta salve ogni ulteriore determinazione nei confronti degli indagati. È stato presentato a Caulonia il libro Io sono libero. L'autore del libro è proprio Giuseppe Scopelliti. Guardiamo.
Un pubblico partecipato, ma soprattutto attento, quello di ieri sera a Caulonia in Piazza Mese per la presentazione del libro Io sono libero dell'ex governatore della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti, un evento organizzato dall'avvocato Rocco Femia del Movimento per Caulonia Dipende da Noi. Le qualità di Peppe Scopelliti che ovviamente già conoscevamo in parte e di valutare la sua opera letteraria come un'opera di un importante valore per la Calabria, per la crescita culturale della nostra terra, per la crescita politica e soprattutto per quei valori di umanità che nelle righe del libro si percepiscono e si apprezzano. E l'augurio, l'auspicio è che venga metabolizzato quello che l'autore ha scritto dalla platea di questa sera e venga trasferito alle persone che non c'erano questa sera. Una testimonianza forte quella di ieri sera di Scopelliti, sentita dal diretto analizzato, dove si è analizzato non solo la sua vita politica, ma soprattutto la vicenda dal punto di vista umano e culturale. Giuseppe Scopelliti, Io sono libero a Caulonia, tanti temi trattati dalla politica, la vicenda personale e soprattutto un messaggio ai tanti amministratori, no? Nessuno è immune. Sì. Purtroppo quello che emerge da questa vicenda è che tutti gli amministratori sono a rischio. È anche vero che oggi abbiamo maggiore consapevolezza, nel senso che quello che dicevamo, che dicevo tantissimi anni addietro, che sarei rimasto solo e unico, si è avverato. Non ci sono altre, diciamo, analoghe situazioni per fortuna, e quindi credo che rimarrò solo nella storia repubblicana con questa condanna. Esemplare, come ha detto lei. Senta, lei, l'ultimissima domanda e poi la lascio, perché lei dice: io ho fatto quella che si dice la gavetta, sono partita dal movimento e dalle piazze. Oggi c'è la mancanza delle piazze, cos'è cambiato nella politica oltre che Instagram? Ma c'è Facebook, ci sono i messaggini via WhatsApp, è cambiato molto, ecco perché io, come ho detto, in qualche circostanza mi sentirei in questa politica attuale un pesce fuor d'acqua. Per me è bellissimo andare in giro per l'Italia e trovare nelle piazze, nelle realtà in cui presento il libro, le sale sempre piene di gente che ti testimoniano affetto e vicinanza e che prestano molta attenzione all'incontro e quindi alla presentazione di questo manoscritto. Questo per me è importante, anche venire a Caulonia alle 22 e trovare sempre una piazza comunque con tanta gente che partecipa a queste iniziative. Sono una dimostrazione che la gente non ha disperso quel desiderio di costruzione di un rapporto personale diretto, anche di un contatto col suo interlocutore. La politica oggi ha smarrito questa grande capacità. Se lei vede in giro per la nostra provincia, non ci sono più neanche le sedi dei partiti, tutto il più ci sono le singole segreterie degli uomini, ma degli eletti, laddove ci sono. La dimostrazione è che mancano i luoghi di incontro, i luoghi di dialogo, di confronto, quello che la politica è sempre stata e che oggi non è più. Una vicenda giudiziaria nata quando l'ex governatore era all'apice del suo successo e, come lui stesso ha detto ieri sera, lo ha visto subire una condanna esemplare, ingiusta per l'avvocato Oreste Romeo. Perché parlate di ingiustizia? Alla fine Scopelliti è stato condannato in 3 gradi di giudizio e ha scontato la sua pena, non è stato mai assolto. No, di questa vicenda quello che può solo inorgoglire è la legittimazione delle istituzioni fino all'ultimo da parte di Giuseppe Scopelliti, e questa è merce assolutamente rara nel panorama politico nazionale. Poi non sono il solo, lungi da me l'idea di fare del revisionismo, perché le sentenze si criticano, si rispettano, cioè si eseguono e si accetta il verdetto anche se amaro, però questo verdetto su Scopelliti lascia spazio a una serie di recriminazioni, a una serie di, non dico di congetture, insomma lascia con l'amaro in bocca, perché è segno tangibile di una sofferenza della giustizia in Italia, tant'è che in epoca
anche molto recente, si è avvertita diffusa, sempre più diffusa, l'esigenza di porre mano con delle riforme, per giuste o sbagliate che siano, ma era un andazzo che andava comunque frenato. Alla presentazione era presente anche l'avvocato Riccardo Radi, avvocato, giornalista pubblicista, ma soprattutto sviluppatore di un blog che sta riscuotendo ampio successo. Beh, mi ha colpito innanzitutto il grande amore per la sua terra, quindi per la Calabria, e soprattutto il fatto che ha fatto anche tante rinunce personali per, diciamo, il bene della comunità calabrese. Questo mi ha colpito. Quindi rinunce che poi hanno portato comunque a scontare una pena di 5 anni. Soprattutto il fatto che per un falso ideologico una pena così alta effettivamente non c'è mai stata in nessun tribunale italiano. Lo dico sempre a tutti i sindaci che siete degli eroi. Amministrare è difficile in un territorio così complesso come la Calabria. Dunque la presentazione di Giuseppe Scopelliti e la presenza qui di Giuseppe Scopelliti deve essere di orgoglio per il nostro territorio, perché era già conosciuto come uno dei migliori presidenti che la Calabria abbia avuto. La storia raccontata da Peppe, quello che ha vissuto all'interno delle carceri, no? E io l'ho si detto, è rivisto in alcuni tratti. E mi sono rivisto, sì, perché quando si parla di essere chiusi in strutture fatiscenti, in sovraffollamento, e allora ti vengono in mente tantissime cose, quindi è un po' soffrire ancora una volta, ecco. E adesso ci fermiamo un pochino. Pubblicità. La Guardia di Finanza intensifica i controlli proprio sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Pensate, sono 240 le irregolarità riscontrate. Saranno operativi da lunedì i 14 nuovi agenti di polizia locale in servizio presso il comando di Reggio Calabria, un servizio di Maria Antonietta Reale. Saranno operativi da lunedì 7 agosto 14 nuovi agenti di polizia locale in servizio presso il comando di Reggio Calabria, che hanno partecipato alla cerimonia di benvenuto durante la quale hanno firmato il contratto nel salone dei lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio. Ad accoglierli il sindaco facente funzioni del comune Paolo Brunetti, l'assessore alla sicurezza e alla politica locale Gigi Palmenta, il comandante Salvatore Zucco e la dirigente del settore risorse umane dell'ente Yolanda Mauro. I nuovi vigili in servizio presso il comando Reggino sono stati selezionati nei mesi scorsi tramite un bando pubblico con avviso sul portale INPA e con contratto di categoria C finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del progetto Formazione Lavoro. Soddisfazione dell'assessora Gigi Palmenta, che ha affermato: una vera e propria boccata d'ossigeno per le attività del comando, ma anche un'opportunità per i giovani che una volta terminato l'anno di formazione potranno essere assunti in maniera stabile al comune di Reggio Calabria, con un apporto significativo e determinante ai servizi della nostra polizia locale. Il risultato di questa mattina è un risultato delle linee di indirizzo dell'amministrazione Falcomatà e che abbiamo portato avanti insieme all'assessore alle risorse umane, quindi al personale Francesco Gangemi, che ringrazio per aver sottolineato l'importanza di avere adesso, di avere in maniera immediata questa presenza. I 14 giovani che oggi hanno firmato il contratto sono i giovani che hanno risposto al bando di formazione lavoro per 14 agenti di polizia locale finanziato dal Ministero dell'Interno. Rispetto agli altri agenti che noi abbiamo avuto per 3 mesi nel corso di questi anni, è che comunque questi ragazzi intanto avranno un anno di tempo per non solo per formarsi, ma per poter servire la città e il nostro territorio, ma potranno essere anche utilizzati in altri servizi che non siano soltanto quello della viabilità o della stradale, per cui è una boccata d'ossigeno per il corpo di polizia locale, ma per l'intera città, perché sicuramente con questi giovani terminato il percorso dell'anno potranno essere assunti in maniera stabile dal comune di Reggio Calabria, potranno dare una grossa mano d'aiuto all'intero corpo dei vigili guidato dal comandante Zucco. I
Il porto turistico dei laghi di Sibari a Cassano allo Ionio è stato intitolato a Iole Santelli, la prima presidente che ricordiamo, donna della regione prematuramente scomparsa. La cerimonia di intitolazione è fortemente voluta dal sindaco Gianni Papaso e anche dalla giunta. Hanno partecipato tra gli altri il governatore Roberto Occhiuto, l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Galla e anche le sorelle Iole Santelli e Paola Roberto, dove hanno affermato che sapere che questa meravigliosa infrastruttura si è intitolata Iole, dicono anzi, per noi è un grande motivo d'orgoglio. Iole credeva molto nella Calabria e credeva molto nel rilancio dei laghi di Sibari. Uno straordinario successo di pubblico e di critica della innovativa rassegna teatrale chiamata Prospettiva Rovesciata, organizzata nell'area archeologica del Naniglio dell'Associazione Culturale Entropia con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica. L'ultimo spettacolo, Clitemnestra ed Elettra, Donne a confronto, è stato anche magistralmente interpretato dalle attrici Barbara Gallo e Chiara Luce Fiorito, un servizio di Vincenzo Logozzo. Una donna che col marito lontano da casa si cura troppo della sua bellezza non merita il nome di pudica. Non c'è bisogno che vada in giro a mostrare un bel volto se non è in cerca di avventure. Io so che tu, unica fra le donne greche, gioivi se la guerra andava bene per i troiani e ti rattristavi se gli andava male, perché non volevi che Agamennone ritornasse da Troia. Tuo padre le ha volute queste cose. Contro persone care, contro chi meno doveva. L'associazione Entropia, con presidente Antonella Papaleo, ha ideato e rappresentato, quindi in questa location esclusiva, Villa Romana dell'Aniglio, una tre giorni prospettiva rovesciata, il nome di questa rassegna teatrale, con un pubblico davvero nutrito, quindi grandissima, grandissima partecipazione. Siamo assolutamente orgogliosi e soddisfatti. Sì, Agamennone, mio sposo, per questa mia mano è stato cadavere e fu giustizia. 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 Prospettiva rovesciata organizzata dall'associazione Entropia PS voleva, in un luogo così magico, un sito archeologico del Naniglio di Gioiosa Ionica, creare forse una narrazione nuova di un linguaggio teatrale anche innovativo. È andata bene, è stato bello, è stato emozionante. Questa Elettra, un confronto con la madre, Clitemnestra, che in questo scontro con la madre chiede ragioni, la ragione perché ha ucciso il padre, il marito, il grande eroe greco Agamennone. Dall'altra parte invece le sostiene le sue ragioni. E niente, Elettra è combattiva, da fanciulla, bimba, viene scacciata dalla propria reggia, tolta dei beni paterni, viene sottratta di tutto, di questa regalità, e quindi ha quest'animo, ritorna quasi una guerriera in questa messiscena poi ispirata da Paolo Toti, il regista, e quindi ritorna guerriera proprio con quell'idea in qualche modo di avere questo contenzioso con la madre e probabilmente di ucciderla. Progetto bellissimo quello di Elettra e Clitemnestra, due donne che si confrontano tra di loro. Innanzitutto, stasera un debutto eccezionale alla Villa Romana del Naniglio di Gioiosa Ionica, un pubblico veramente grande che ci ha aiutato proprio a dare il massimo. Clitemnestra è sempre stata accolta negli anni passati come il personaggio cattivo, quella che ha ucciso il marito, che poi è andata con Egisto, quindi il tradimento, l'uccisione, quanto di peggio. Però negli ultimi anni, sia da un punto di vista moderno, ma anche nel percorso, nell'esplorazione del testo antico, in effetti si vede che in questa donna c'è anche veramente tanto risentimento, perché non si ricorda che Agamennone, suo marito, grande Agamennone, le ha ucciso una figlia, e quindi lei ha perso questa figlia, e quindi non è una cosa da poco. E poi ci sono delle cose strane che lo stesso Euripide dice, bellissime, sul fatto che gli uomini possono
possono permettersi di tradire, di fare quello che vogliono, gli porta Cassandra nella reggia, invece le donne no, chissà perché. Quindi c'è da esplorare sia nel testo in generale che in questo personaggio. Venduto! Al tuo collo, ti scuoto le guance, ti ricaccerò le parole in gola, le farò scoppiare come vesciche, puzzano, perché mi guarda con quella faccia tutta rossa? Taci, taci, taci! Roccella si è tenuta la sagra del fungo organizzato dal gruppo micologico Calabro Capitò. Guardiamo. Il gruppo micologico Calabro di Roccella Ionica ha organizzato la Sagra del Fungo, un evento tutto dedicato alla degustazione di questo prodotto d'eccellenza del territorio, sapientemente elaborato in un vario menù, che ha incluso un primo di spaghetti ai funghi, un secondo di salsiccia e funghi trifolati, gelato, vino locale, caffè e amaro. Tu lo sai che facciamo sempre, questa è una tradizione che ormai è da 50 anni, per cui ogni anno facciamo questa manifestazione perché la gente ha veramente piacere di gustare questi nostri piatti della sagra, perché noi abbiamo tutti prodotti raccolti da noi. La prossima sagra sarà il 12 agosto, sabato. Allora, per quanto riguarda la sagra del 12, abbiamo pasta con i funghi, capicollo di maiale con funghi trifolati e anche le varie degustazioni dei nostri sponsor, Rupes, Cascina, eccetera. Io vedo che questa sera vedo che c'è un buon folto gruppo di persone che stanno apprezzando i nostri piatti, con la speranza che questo sarà anche nella prossima sagra. E poi facciamo anche altre attività noi abbiamo, oltre alle ricerche, ora alla ricerca micologica eccetera, facciamo le mostre, facciamo corsi, facciamo serate di micologia, corsi di microscopia, ecco tutte le attività che sono inerenti alla nostra associazione. La sagra micologica, come ogni anno, viene fatta qui a Roccella per far conoscere il gruppo micologico nelle sue attività. Oltre alle escursioni ci sono anche i momenti di convivialità in cui si rende partecipe a tutta la popolazione, non solo come paese, ma anche con tutti i paesi del circondario. Quindi è un momento importante per far conoscere il gruppo micologico a tutta la popolazione. E poi è un momento di aggregazione non solo per i componenti del gruppo, ma per tutti quanti. Quindi è importante vedere questa partecipazione che ogni anno aumenta e ci rende felici. Sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture con un importo di 6 milioni di euro i lavori di restauro con consolidamento e messa in sicurezza del Duomo di Catanzaro. A renderlo noto è proprio il sottosegretario all'interno Vanda Ferro, che aveva annunciato lo stanziamento delle risorse in seguito alle interlocuzioni sull'iter di finanziamento con il provveditore interregionale per le opere pubbliche di Sicilia e Calabria, Francesco Sorrentino, e con l'arcivescovo Claudio Maniago. L'intervento è stato inserito nella programmazione del MIT per la tutela e la promozione del patrimonio culturale storico. Abbiamo già parlato, ma continuiamo con la Chiaravalle Art 2023, un boom di visitatori e anche di grande successo crescente per la mostra d'arte contemporanea. Guardiamo.
Chiaravalle Arte 2023 continua a stupire e a registrare un boom di visitatori. Il successo dell'evento è merito dei curatori Nicola De Luca, Maurizio Vitiello, Vincenzo Lepera, Lara Caccia, della qualità delle opere in mostra, ma anche di una formula che funziona. Tanti volontari attivi protagonisti nell'organizzare, accogliere, assistere e coinvolgere il pubblico. In prima linea la Consulta Comunale della Cultura di Chiaravalle Centrale. Sì, assolutamente sì, e forse di questo dobbiamo ringraziare il fatto che abbiamo cambiato la location, il fatto di essere qui al Liceo Scientifico, che è una location che si trova al centro del paese, forse dà la possibilità alla gente di poter fruire maggiormente della mostra. Magari la gente passando si incuriosisce ed entra e poi magari ci torna, perché ci sono persone che sono tornate anche più volte. Abbiamo dei ragazzi del servizio civile che si sono resi disponibili per aiutarci, per darci una mano ad accompagnare i visitatori nelle stanze della mostra. La professoressa Lara Caccia si è trovata qui con noi ieri e ha fatto una sorta di formazione per questi ragazzi, che già si sono cimentati da subito e anche adesso, in questo momento, sono nelle sale e stanno accompagnando i nostri visitatori. Chiaravalle Arte 2023 conferma così il suo ruolo di evento culturale di rilievo, capace di attrarre un numeroso pubblico e di valorizzare il talento artistico contemporaneo. L'evento continua fino al 13 agosto, offrendo ancora incontri e momenti di scoperta delle opere in concorso. È partito a Taurianova il grande spettacolo, 4 giorni dedicato alla grande musica d'autore. La prima ad iniziare delle 4 giornate, la protagonista è stata Mariella Nava, un servizio di Graziano Tomarchio. Grande soddisfazione anche per avere oggi Mariella Nava qui a Taurianova. Avere un'autrice, cantautrice come Mariella Nava è veramente una grande soddisfazione. La gente l'ha gradita, la gente che capisce di musica era qui con noi ad ascoltare quest'artista che ha scritto tantissime canzoni per tantissimi artisti come Renato Zero, come già abbiamo visto prima, come Mango e così via. Ecco, è partita l'8ª edizione della Città dei Concorso dei Madonnari. Il Concorso dei Madonnari, ecco, un grande successo anche per il primo giorno. Primo giorno tantissimo successo. Gli altri anni il primo giorno iniziava così, alla sordina. Invece quest'anno posso dire che il primo giorno è pieno di gente. Questa è una grande soddisfazione anche per i Madonnari. È Taurianova che me l'ha tirato fuori. No, è sempre bello incontrare il pubblico calabrese, io lo adoro perché è un pubblico colto, preparato, attento, desideroso ancora di vivere emozioni proprio con noi artisti, quindi è una condivisione molto bella, quindi grazie per avermela offerta. E sicuramente, essendo anche donna del sud, riesce tranquillamente a entrare a un cuore caliente. Diciamo che ci troviamo in una zona fortunata del mondo, perché noi abbiamo tutto il buono del sud e riusciamo anche a costruire, ad inventarci e anche a portare gli altri a migliorarsi. Quindi io penso che siamo quel motore necessario al mondo, non solo all'Italia. Bene, essere un artista a 360 gradi, una cantautrice come pochi, aver fatto canzoni per grandi artisti della musica italiana, Renato Zero, Gianni Morandi, appena detto qualcosa sul palco, dove poi sentirle arrivare in alto, essere proprio canzoni e divenire famosi, come ci si sente? Cosa si prova? Ma io ho una storia un po' particolare, no? In quanto donna, perché forse le donne devono sempre faticare un po' di più, e devo dire che la stima che ho subito ricevuto mi ha dato quella fiducia, quella considerazione che mi ha dato un po' forza d'animo proprio per condurre questa sorta di piccola battaglia personale. Quindi oggi sapere che già se mi giro la mia storia a tutti questi tasselli importanti, questi appuntamenti, non è
non è solo bello per me, ma è bello per tutte le donne che vogliono scrivere, intraprendere anche, continuare ad intraprendere questo mestiere meraviglioso. E adesso invece andiamo a guardare insieme i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo con il giornale Gazzetta del Sud, che titola in apertura: in Calabria 120 medici cubani saranno impiegati nelle 5 province o chiudo, scommessa vinta. Il secondo contingente è arrivato a Cosenza, subito il corso di italiano all'università e poi tutti in corsia. Tre notizie nel taglio alto sono i titoli sotto testata: Regione Calabria, consorzio unico per la bonifica, avanti tra i veleni, tensioni dopo l'ok in consiglio. Reggio, tribunale, l'iter per riavviare i lavori si è concluso, qui il cantiere infinito al CEDIR. Per quanto riguarda la giudiziaria, nelle motivazioni della sentenza Gota, le proiezioni territoriali delle 'ndrine da Lombardia, Piemonte e Liguria fino al centro Europa e al Nord America. La fotonotizia di centropagina: il calcio regina tra l'ultima speranza e l'ipotesi della Serie D. Gravina apre alla ripartenza se anche il Consiglio di Stato dirà no. Tribunale di Reggio, Piazza De Nava, respinto il ricorso sul progetto, la parola al TAR. E poi l'ocre di interrogazione Dem al governatore sulla Ionio Tirreno. Delega fiscale, ok, e una nuova IRPEF, il governo, anche una riduzione delle tasse sulle tredicesime. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, una patacca tra promesse di condoni e privilegi corporativi. Il Partito Democratico chiede garanzie, fondo di coesione alla Calabria, aspettano 2,8 miliardi, Fratelli d'Italia è la strada giusta. Misure contro il caro voli e più licenze per taxi, un decreto omnibus di 24 articoli. Oggi un assaggio di autunno, piogge pure sul meridione, massima allerta specie nel centro nord. Chiudiamo col quotidiano, si parla di sociale in apertura, in Calabria si rischia anche la migrazione socio-assistenziale. Le strutture accreditate sull'orlo della crisi impugnano la riforma del welfare, tra le storture del sistema solo 0,15 centesimi al giorno per l'igiene personale. E ancora sangue, donazioni in calo, serve maggiore sensibilizzazione. Da Cosenza il professor Zinno fa il quadro della situazione che peggiora in estate. E ancora 'Ndrangheta, i padrini dei capi clan foggiani sono calabresi, si indaga. E poi Gioia Tauro, sanità, indagati per truffa, 6 medici e un farmacista. La cerimonia Sibari ricorda Iole Santelli, intitolato a lei il porto turistico dei laghi. E poi la fotonotizia di centropagina che oggi domina in tutti i quotidiani calabresi: arrivate altri 120 medici cubani, prima tappa all'UNICAL a lezione di italiano. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per il calcio, malcontento a Reggio per la non riammissione della Regina in Serie B e poi il Catanzaro che oggi esordisce in Coppa col Foggia. Linea alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Che tempo ci porterà questo weekend? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, il TG News finisce qui, alla prossima da Raffaella.
arrivati altri 120 medici cubani in Calabria, Occhiuto afferma, ci daranno un grande aiuto. La Galleria Limina potrebbe non chiudere a dicembre, a dichiararlo ai nostri microfoni il consigliere regionale Salvatore Cirillo. Trattore si ribalta, morte 75enne nel Catanzarese, la vittima lavorava alla guida del mezzo di un terreno agricolo. Presentato a Caulonia il libro Io sono libero, l'autore è l'ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Saranno operativi da lunedì 14 nuovi agenti di polizia locale in servizio presso il comando di Reggio Calabria. Un altro successo per la sagra del fungo a Roccella Ionica organizzato dal gruppo micologico Calabro Capitò.